mancava. La città, come tutti quanti, noi abbiamo risentito tantissimo, quindi questa è la prima volta che ci si riunisce finalmente in un evento bello per la nostra città. Sono contenta di vedere anche tutto questo fervore, che diciamo è anche un po' insolito, perché diciamo come tutte le cose ci eravamo abituati che tutto era normale, invece si sente questa emozione. La capienza è tornata al 100%, un grande ritorno diciamo alla normalità. La emozionerà vedere il San Carlo di nuovo così? Sì, moltissimo, veramente tantissimo. Sono felice, tante persone come me sono emozionate, se ne è parlato, è un evento bello, abbiamo il teatro più bello del mondo, quindi sono veramente molto molto felice. Per me il teatro è una delle cose che forse mi piace di più, a me piace molto il teatro sotto tutte le sue forme. Ovviamente il San Carlo rappresenta un emblema per la nostra città, però io, a me è mancato tantissimo, perché io vado un po' dappertutto, anche in quei teatri un po' più piccoli e di nicchia, quindi io ho sentito molto la mancanza di tutto questo. Eh beh, è una cosa importante, dopo 2 anni quasi di chiusura, questa inaugurazione vuol dire molto, poi per me è importante perché nostra figlia canta Mimì, quindi doppiamente importante. È stato il tempo di tornare e di riacquistare le nostre sane abitudini di vita civile e culturale. Da quanto tempo lei mancava al San Carlo? Da molto tempo, infatti era un concerto molto interessante di cui avevo preso il biglietto e ho ritrovato proprio stasera un voucher da riutilizzare proprio perché purtroppo era stato cancellato per colpa del problema del Covid. Tra l'altro mi piace moltissimo Emma Dante come regista in genere, quindi sono molto curioso ed eccitato nel vedere come avrà reso la sua Bohème. Il teatro mi lega l'affezione innanzitutto come napoletano, come persona che frequenta questo teatro da sempre. Mia figlia ha fatto anche parte del coro per un periodo come giovane, diciamo come giovanissima, e quindi insomma fa parte proprio della cultura, della vita della nostra città. Sì, sono emozionata perché la prima del San Carlo è sempre la prima, e perché la Bohème mi è particolarmente a cuore. E stasera dovrebbe essere una bellissima serata, ci sono tante personalità e sono felice anche perché riprende un po' la vita dopo il Covid, ci ritroviamo un po' tutti. Mi emoziona molto più il mare, girare in barca a vela, ma vengo perché mi hanno imposto di venire. Lei non è quindi amante del teatro? No, non sono amante, ma non è che proprio mi emoziona così tanto. Contentissimo, quindi molto contento che possiamo riempire i teatri.